Allora, ci eravamo fermati all'attività di analisi effettuata dal Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia di Stato, che aveva riguardato l'incrocio dell'elenco dei 16 nominativi attraverso le strutture alberghiere e poi da lì l'analisi riguardante tutto ciò che poteva interessare il profilo delle persone che si trovavano in quello stesso contesto ricettivo, per vedere se potessero avere attinenza con la pubblica amministrazione, presidenza del Consiglio dei Ministri, porto d'armi, e quanto altro. L'analisi, a titolo di esempio, partendo da Martinello Paolo, che è uno dei componenti di quell'elenco dei 16, dice che dal 25-6-1993, presso l'Hotel Jolly di Trieste, lui si trovava mentre contestualmente erano presenti nella stessa struttura ricettiva Grilli Alberto, Balla Mario, Greggio Domenico, Paolo Ozzi Stefano e il giorno successivo Peter Costanzo e Stefanelli Vittorio. Perché fa questo riferimento? Allora, innanzitutto dice che Grilli Enrico, che era presente dal giorno 25, è residente a Livorno ed è un sottufficiale in forza presso la brigata paracadutisti Folgore. Poi dice che Raparo Piero è residente a Livorno ed è appartenente alle forze armate in servizio presso l'autogruppo Manovra Flaminia. Balla Mario è in servizio presso il Comando Militare Zona 20. Greggio Domenico è appartenente alle forze armate in servizio presso il Comando Battaglione Paracadutisti Colmo Skin. Paolo Ozzi Stefano è appartenente alle forze armate in servizio presso la Scuola Allievi di Viterbo. Peter Costanzo è appartenente alle forze armate in servizio presso il 12 Commiliter Regione Militare. Stefanelli Vittorio è in servizio presso l'Ufficio di Amministrazione Personale Militare dell'Esercito. Quindi cosa significa? Mentre uno del gruppo dei 16 si trovava in una struttura alberghiera, nello stesso contesto c'erano presenti ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone, tutte appartenenti alle forze armate e diverse delle quali appartenenti alla Brigata Folgore, tra cui Costanzo Peter, che sarebbe stato poi il comandante della Scuola Militare di Paracadutismo. Il dato che però qui voglio mettere in evidenza riguarda Grilli Enrico. Alla fine di questa nota informativa scrive il personale dello SCA: nel maggio del 1991 il Grilli è stato indicato da fonte confidenziale quale referente del gruppo Falange Armata. La fonte avrebbe altresì riferito che il predetto, allorquando era in forza al 9° Battaglione Colmo Skin, rimase coinvolto in episodi definiti oscuri e mai denunciati alle autorità competenti. In particolare, avrebbe fatto parte di un gruppo di militari che si era costituito all'interno della stessa Brigata Folgore, che aveva come obiettivo la destabilizzazione dell'ordine democratico ed il conseguente tentativo di golpe. Il confidente avrebbe inoltre rilevato che farebbero parte della Falange Armata circa 20 persone, delle quali 8 formerebbero 4 squadre operative, mentre i restanti costituirebbero il fronte logistico informativo. I componenti sarebbero addestrati all'uso di armi e uno di essi è esperto di esplosivi. FA, è acronimo di Falange Armata, svolgerebbe saltuarie attività addestrative in campi paramilitari autorizzati al fine di ottenere un alto livello di addestramento alla guerriglia urbana. Tale attività verrebbe svolta in zona ai confini con la Svizzera. I fucili SC-70 nella disponibilità del gruppo sarebbero stati asportati dall'armeria del 9° Battaglione d'Assalto Colmo Skin di Livorno. Difficile la collocazione politico-ideologica da parte da dare a Falange Armata, non essendo possibile considerarla gruppo eversivo, nel senso più puro del termine, poiché tra i loro obiettivi non ci sarebbero quelle finalità che caratterizzavano le formazioni dell'estrema destra dello scorso decennio, ovvero creare una strategia della tensione e destabilizzare lo Stato democratico.
È l'intenzione di questa organizzazione colpire chiunque ritengano responsabile del degrado sociale e politico in cui versa l'Italia. Ancora, riguardo, fanno riferimento ancora a pericoli da parte del direttore del quotidiano della Repubblica, del giornalista Sanisini, della famiglia Cristiana, bollato come spia del Sismi. E poi riguarda le perplessità manifestate dalla gente nell'apprendere che uno degli obiettivi dell'organizzazione potesse essere il colonnello Paganini del NOX. La fonte ha puntualizzato che il fronte logistico informativo è in grado di compiere inchieste approfondite e che non ha difficoltà di sorta nell'individuare gli obiettivi, così come le squadre operative, non ne hanno per colpirli. La fonte definisce il gruppo di Falange Armata un insieme di soldati addestratissimi e molto capaci sotto il profilo operativo, ma niente di più. Grillo Enrico, noto nell'ambiente di lavoro quale simpatizzante dei partiti di destra, è recentemente trasferito a servizi non operativi, non per demeriti, bensì per sopravvenuta diminuita idoneità fisica, ha prestato servizio presso i seguenti uffici: 26.765, Battaglione Sabotatori Paracadutisti, attuale Col Moschin. 1.1172, trasferito a Terni presso fabbrica d'armi e servizio pettogliamento. 1974-1984, è riassegnato al quartier generale, brigata paracadutisti, servizio supporto. 1.684, trasferito amministrativamente al 12° deposito territoriale Lucca con sede Livorno. 22.91, servizio uffici presidiari presso brigata paracadutisti Folgore. Ancora, in questa segnalazione, in questa analisi fatta dallo SCA, c'è un altro punto di particolare interesse. Nell'analizzare le date e le località in cui sono stati identificati più appartenenti al mondo, diciamo, della Brigata Folgore, dice a un certo punto la relazione: si sarà senz'altro potuto notare che alcune di queste persone, salvo che non si siano verificati ripetuti casi di omonimia, hanno alloggiato in alcune strutture ricettive nello stesso periodo. Tali occasionali circostanze hanno assunto un particolare interesse nel momento in cui sono state ricollegate alla successiva attività intimidatoria, peraltro mai concretizzatosi, svolta da Falange Armata, e sul conto della quale si rimanda alla lettura dell'analisi comparativa elaborata da questa divisione B1 dei contenuti delle telefonate in relazione a fatti rilevanti direttamente o indirettamente dichiarati. Dal 18 al 19 ottobre del 1990 hanno preso alloggio presso l'hotel Euro Residence di Brescia Caporali Marco, Morandi Mauro, Mazzotta Giuseppe e Lisa Giuseppe. Il 27 dello stesso mese, Falange Armata Carceraria, dopo un lungo periodo di silenzio, rivendica l'omicidio Mormile e preannuncia l'apertura di due fronti di lotta, uno interno al sistema carcerario contro la legge Gozzini e l'altro esterno, nelle sezioni politiche, finanziarie e giudiziarie. Il 5 novembre 1990 compare per la prima volta la sigla Falange Armata, che ribadendo l'impegno del settore carcerario delegato alle FAC e rivendicando l'omicidio di due professionisti a Catania, lamenta la mancata diffusione da parte delle forze di polizia di una cassetta registrata, mai rinvenuta, accertamente depositata presso la stazione di Bologna, nella quale sarebbero stati contenuti il programma politico-militare dell'organizzazione, nonché rivelazioni sul delitto Mattarella, la strage del 2 agosto 1980 e l'operazione Gladio. In quella circostanza sono state rivolte minacce al giudice Pomarici, che avrebbe sbagliato due volte a valutare l'operazione di via Monteneposo. La rivendicazione pervenuta all'ANSA il 27/10/90 riporta: inizio questo anno abbiamo individuato due fronti di lotta armata, uno interno e esterno, sezione politico-giudiziario-finanziaria, altro interno carceri. Qui abbiamo individuato cinque operatori educatori che sono operativi e cervelli organizzazione Legge Gozzini. Mormile, educatore carcere opera, è stato giustiziato. Altri quattro saranno colpiti in momento opportuno: educatore Zotto, la Porto Azzurro, educatore Vacirca, carcere Pavia, educatore Scalone, carcere Messina, educatore Grilli, carcere Ancona. Questi educatori politica,
loro ministero e per ragioni carattere politico-sociale. Domani in Bologna avrete comunicato posto, cestino, rifiuti, stazione ferroviaria. Falange armata carceraria. Ancora, riporta quella nota. Nei mesi di giugno e luglio del 1991, il senatore Libero Gualtieri, presidente della commissione stragi e convinto sostenitore che Falange armata costituirebbe una scheggia impazzita dello Stato, nonché fortemente critico sulla legittimità dell'organizzazione Gladio, è stato oggetto di minacce da parte di Falange armata. Nello stesso periodo, minacce di morte sono state rivolte all'ambasciatore Fulci in relazione al suo nuovo incarico di segretario generale del CESIS, ufficio tra l'altro noto soprattutto agli addetti ai lavori. E questa probabilmente è l'unica volta che Falange armata, con rimarchevole tempismo, anticipa un evento, la nomina di Fulci, che, coperta da riservo, poteva essere nota solo a persone dell'ambiente. Nel seguito della nota, poi viene fatto riferimento anche a degli aspetti, per così dire, merceologici delle persone presenti in quelle località. Quindi prima si è fatto riferimento a quello che era il profile di tipo professionale, quindi appartenenti alle forze armate, appartenenti a reparti speciali o della Brigata Folcore. Altra analisi che è stata fatta ha riguardato invece la presenza di professionisti che avevano uno skilling particolare nel settore degli armamenti e delle tecnologie per motivi militari e strategici. Ad esempio, il 16 febbraio del 1980 prende alloggio presso l'hotel Euro Residence di Brescia Data Vittorio, titolare della società Data Vittorio Armi e Munizioni. Data Vittorio è anche socio, unitamente al genero Fragalà Edoardo, della società Peroldex. Oggetto sociale della società è il commercio all'ingrosso di armi da caccia, tiro, difesa, munizioni, esplosivi, prodotti chimici e di meccanica industriale. Il 1 luglio 91, presso l'albergo Daneo, risulta aver preso alloggio Antimi Gianfranco, impiegato della società Alcatel Face S.p.A., la cui ragione sociale è apparecchiature, componenti, materiali elettrici ed elettronici, sistemi per l'aiuto della navigazione aeronavale, per la difesa, per la sicurezza, apparecchiature telefoniche, radiotelefoniche, telematiche e automazione. Dal 5 luglio 1994, presso l'Hotel Sole di Muggia, è presente Borrelli Giuseppe, direttore dello stabilimento di Maddaloni della Alcatel Face Standard Spa. Oggetto della società è realizzazione apparecchiature e sistemi per la difesa, apparecchiature e sistemi di sicurezza antisabotaggio. Quindi, in estrema sintesi, l'analisi che è stata fatta dal Servizio Centrale Antiterrorismo, in primo luogo, ci spiega che sì, sono 16 le persone che sono state segnalate da Fulci, ma noi siamo stati in modo di interrelare quei dati e individuare altre persone. 5 sicuramente fanno parte di un nucleo più consistente, decisamente più vicino a questo nucleo dei 16, e tra questo elenco di 5 persone viene individuato Vincenzo Ricausi. Poi indicano una serie di altri soggetti, che sono tutti soggetti facenti parte di strutture specializzate delle nostre forze armate, ma anche la presenza nel corrispondente periodo di soggetti che, per la natura dei loro interessi commerciali, avrebbero avuto rapporti con il mondo militare, quindi armi, munizioni, armamenti, tecnologie, strumenti di comunicazione e quanto altro. Torniamo alle slide. Allora, la costituzione del cosiddetto GOP, GOS, che è l'acronimo di Gruppo Operazioni Speciali, rega la data del 30 gennaio del 1986.
dalla complessiva acquisizione che noi facciamo, ci rendiamo conto che comunque personale specializzato che faceva parte di un gruppo ristretto, probabilmente con una denominazione diversa rispetto a questa ufficiale del GOS, fosse operante già prima, se non altro perché già era emerso da altri atti che personale di Gladio era pronto a intervenire. Nel momento in cui si era parlato nel 1978 della possibile presenza di Moro nella zona del lago della Duchessa, perché parte personale del gruppo del Sismi sarebbe intervenuto in occasione della vicenda della nave Achille Lauro, in occasione del sequestro del generale Dozier. Quindi sono una serie di elementi che ci indicano questo, ma vedremo più avanti nella relazione di analisi fatta da Giuseppe De Rudis come già prima di questa costituzione ufficiale ci fosse un nucleo di personale particolarmente specializzato che operasse spostandosi da una sezione a un'altra per poi fare ritorno sempre alla settima divisione del Sismi. Perché è importante il 30 gennaio del 1986? Perché è un fatto successivo a una crisi delle relazioni internazionali che l'Italia avrebbe avuto con gli Stati Uniti. Nel momento in cui, dopo la vicenda dell'Achille Lauro e la cattura dei sequestratori, dei terroristi sequestratori, il personale dell'intelligence americana avrebbe voluto prendere i sequestratori per portarli negli Stati Uniti. Ci sarebbe stata presso la base di Sigonella la nota vicenda che nella storia si chiama la crisi di Sigonella, dove su disposizione dell'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi ci sarebbe stato il NIET agli Stati Uniti, quindi non consentendo agli Stati Uniti di avvicinarsi al velivolo, il che avrebbe generato una sorta di frattura. Nell'arco di un paio di mesi, la settima divisione avrebbe deciso di ufficializzare, seppur in modo assolutamente segreto, l'esistenza di un nucleo operativo speciale per determinate esigenze. Il documento quindi è del 30 gennaio e ha per oggetto la costituzione di gruppi operazioni speciali. Viene redatto dal direttore della settima divisione del Sismi, che all'epoca era Paolo Inzerilli, ed è indirizzata al direttore del servizio, che era Fulvio Martini. Nella slide si vede che è scritto a penna soldi 100 milioni per il 1986 e una sigla 12 febbraio. Io ho riportato in questa slide soltanto alcuni piccoli passaggi della lunga relazione, ma per farvi comprendere un minimo di oggettività di quei contenuti. I compiti affidati al GOS si inquadrano in diversi compiti di azioni. In tempo di pace riguardano lo studio e la sperimentazione di tecniche, armi, materiali, equipaggiamenti speciali e l'eventuale concorso alle attività della sezione addestramenti speciali. Spiegheremo bene cosa sarà questa sezione addestramenti speciali. Attività operative. Fate attenzione perché ritorneremo su questo argomento. Azioni coperte e azioni clandestine in territorio nazionale e non, condotte in forma autonoma e o in concorso a supporto delle attività operative condotte da altri organi del servizio. Nella prima parte della mia deposizione, il 17, e ne aveva fatto cenno anche all'introduzione di questo nuovo processo il procuratore generale, abbiamo rinvenuto un documento su quella che poteva essere un'evoluzione del progetto Stay Behind, dove si faceva per l'appunto riferimento ad un nucleo particolarmente riservato, detto
NAC, Nucleo Azioni Coperte. Ecco nel documento ufficiale che ritroviamo l'esistenza di questo progetto. Ma cosa dice più avanti il documento? Dato per scontato che le fonti di reclutamento siano esclusivamente il 9° Battaglione Paracadutisti d'Assalto e il COMSUBIN, risulta ovvio che tutto il personale è già in possesso di NOS a livello CTS. Quindi si sta spiegando: se il personale fa parte del 9° Battaglione col Moschin o del Comando Subacqueo Incursori, significa che è personale che è già dotato di livelli elevati di certificazione di trattazione di sicurezza. Va aggiunto peraltro che, in considerazione dei compiti che i GOS potranno essere richiamati a svolgere, deve poter essere considerato reclutabile anche personale che risulti non essere uno stinco di santo. Non mi soffermo ulteriormente sull'interpretazione semantica del termine, però vorrei fare un'altra considerazione. Quando prima ho fatto riferimento a quella relazione, a quella lunga relazione del Servizio Centrale Antiterrorismo, a un certo punto si faceva riferimento al fatto che Falange Armata svolgerebbe saltuarie attività addestrative in campi paramilitari autoorganizzati al fine di ottenere un alto livello di addestramento alla guerriglia urbana. Tale attività avrebbe svolta in zone ai confini con la Svizzera. Ebbene, secondo quelle che erano le direttive dell'ufficio di procura, noi abbiamo cercato riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che diceva di aver partecipato a questi campi paramilitari assieme ad altri soggetti pregiudicati. Ne sto parlando, quindi faccio riferimento al soggetto come atto di riscontro che io ho fatto rispetto alle sue dichiarazioni. Si parla di Carmelo Stefano Serpa, il quale ha ricostruito in modo assolutamente dettagliato la sua intranietà ad una struttura di tipo paramilitare, dove lui sarebbe stato prelevato con autovetture di servizio del SISMI e addirittura scortato anche da personale dell'Arma dei Carabinieri per recarsi in determinate località dove ci sarebbero stati questi addestramenti, facendo una serie di illustrazioni anche abbastanza articolate, facendo riferimento alla conoscenza in detto contesto di Pierluigi Concutelli e di Paolo Inzerilli, quindi della persona che sarebbe stata poi il direttore della 7ª divisione. Ma la cosa che è più importante è che lui indica questa località in San Martino di Castrozza. Quindi stiamo parlando di una località che comunque è compatibile con quelle che sono le segnalazioni che provengono dall'attività che è stato oggetto di acquisizione e di esplorazione da parte dello SCA. Ma noi siamo andati oltre, perché noi siamo andati alla fonte e abbiamo assunto le dichiarazioni proprio dal soggetto che era interessato, da un punto di vista logistico-amministrativo, ad organizzare le missioni per conto della 7ª divisione del SISMI e addirittura di pagare fisicamente le missioni, quindi di provvedere ai rimborsi a piè di lista dei fogli di viaggio, delle fatture e tutto ciò che comportava queste missioni. Quindi, se il signor Procuratore Generale non è contrario, riferisco che le acquisizioni sono state fatte dal tenente colonnello Paolo Fornaro e che sono qui da intendersi solo meramente indicative per l'attività di riscontro che è stata effettuata, perché senza ombra di dubbio lui ha riferito che queste attività di addestramento venivano fatte esattamente in località San Martino di Castrozza, così come diversi anni prima aveva indicato il collaboratore di giustizia. Precisiamo a questo punto, visto che sono elementi che si traggono da alcune sentenze, Serpa a quale evento in Calabria ha assistito Mi scusi, no, non ho sentito, dottore.
Precisiamo a questo punto, per far comprendere meglio di quale collaboratore di giustizia stiamo parlando, Serpa a quale incontro in Calabria ha assistito e chi erano i soggetti presenti a quell'incontro. Sì, allora un attimo che li elenco tutti. Ovviamente tratte da dichiarazioni già rese in questo processo. Adesso il volo non rilevo, mi pare che fosse una delle persone presenti anche a Montalto nel 1969, però non ho qui a portata di mano il documento. Prego. Quando troverà il dato poi ci torneremo, perché va bene. Nella ricostruzione che ha appena fatto mi pare rilevante. Ciccio, per favore, lo segni. Sì, è segnato già. Non è l'indice finale. Andiamo adesso all'organigramma su una possibile struttura Stay Behind. Questo documento è stato rinvenuto agli atti della nostra articolazione DIA presso la Segreteria di Sicurezza, dove sono custoditi i fascicoli che provenivano dall'Alto Commissario Antimafia. In buona sostanza, la direzione investigativa antimafia è stata costituita in parte con personale che proveniva dall'alto commissario antimafia e quindi parte di quella documentazione è stata conservata agli atti. Ho già spiegato che in altri documenti è stato rilevato che ci fosse un'osmosi tra la struttura Gladio e l'alto commissario antimafia. Che il colonnello Masina era stato l'ufficiale di collegamento tra il Sismi e l'alto commissario antimafia. Spiegherò in dettaglio il contenuto di questo grafico. Dagli atti del processo Rostagno è riportato: il generale Rosa curava inoltre la predisposizione dei briefing da sottoporre al ministro della difesa, al ministro degli esteri, capo di stato maggiore della difesa e delle varie forze armate. Ebbene, a domanda del pubblico ministero se negli anni tra il 1980 e il 1989 avesse avuto notizie dello svolgimento di attività informativa da parte di strutture Stay Behind per fini interni, ha così risposto: ricordo, senza tuttavia poter essere più preciso, per date e contenuti, che non molti anni fa giunse una direttiva della Presidenza del Consiglio al capo del servizio che prescriveva di fornire collaborazione all'alto commissario dottor Sica. All'interno di quell'organigramma che ho appena descritto si fa riferimento a una sezione che è da intendere come SAS, sezione attività speciali, che dipende direttamente dal direttore del servizio, quindi non ha delle compartimentazioni di filtro, e da cui dipartono due strutture, una che si chiama GOST, che è quella struttura il cui primo documento è stato generato a gennaio del 1986, quindi gruppo operazioni speciali, e un altro nucleo che si chiama nucleo azioni coperte, della cui esistenza abbiamo avuto cognizione attraverso la lettura del documento ufficiale di Costituzione, dove in tempo di guerra si sarebbero svolte attività di guerriglia e di azioni coperte. Riporto quella slide, così mi pare che si parlasse di tempo di pace. In tempo di pace, chiedo scusa, infatti. Poi è difficile intendere che cosa è pace e cosa è guerra. Allora, azioni in tempo di pace, come attività operative, azioni coperte e azioni clandestine in territorio nazionale e non. Avevamo detto di aver recuperato all'interno dell'archivio
di Giuseppe De Lutis, ereditato da Sergio Flamigni, un appunto che si trovava all'interno di una articolata attività di analisi che De Lutis aveva fatto su personale appartenente a Gladio. All'interno di questo documento, è questo appunto che dovrebbe essere manoscritto da De Lutis, è indicato documento DOC 1985, quindi si fa riferimento a un qualcosa che è databile al 1985, quindi prima alla ufficializzazione della struttura dei GOS che sarebbe stato generato a gennaio del 1986. E si fa riferimento a tre livelli di GL tricolore, quindi Gladio tricolore. Il livello più esterno c'è scritto 622 bianco. 622 sarebbe quell'elenco di quei 622 che il 24 ottobre del 1990 il presidente Andreotti avrebbe dislevato al Parlamento. Poi c'è una parte intermedia con la scritta V, quindi si intende verde perché se è tricolore si dà per scontato che si parli di verde, bianco e rosso, e quindi in questo caso è bianco, verde e rosso, e poi un nucleo centrale. Spiega meglio e dice: in una parte ci sono, in un contenitore ci sono i 622, in un altro contenitore ci sono 1290 negativi non arruolati, più i positivi che arrivano a 1009, sarebbero intanto 1912. Quindi lui approssimativamente fa questa ricognizione. Perché parla di questi 1290 negativi? Da altre acquisizioni che abbiamo fatto, abbiamo rilevato che rispetto ai 622 degli elenchi ufficiali, si trovano all'interno dei fascicoli di Gladio una serie di altri soggetti che sono stati comunque contattati e che sono stati inseriti nella schedatura d'archivio del servizio. E quindi dicendo che in questa area intermedia ci sarebbe tutta questa gente. Da altri documenti si rileverà che comunque anche le persone che non erano ufficialmente nella lista dei 622 avrebbero comunque avuto interesse o comunque sarebbero stati impiegati, anche se incidentalmente in attività. Ma la parte più interessante è l'ultima parte, dove lui redige un ulteriore appunto, dove mette il cerchio centrale, quindi si suppone che sia il cerchio centrale di quei tre, dove scrive sismi, spiegando che il cerchio viene alimentato da due gruppi da 15. Nel primo gruppo c'è scritto UF, CONTR e SIC. Nel secondo c'è scritto FAL ARM. Non è difficile interpretare il contenuto di queste due annotazioni. La prima in UF CONTR SIC, Ufficio Controllo e Sicurezza di Forte Braschi. La seconda FAL ARM in Falange Armata. Questa è l'interpretazione del disegno che aveva fatto lui, quindi un cerchio bianco, un cerchio verde e un cerchio rosso. Il cerchio bianco indica il numero di 622 corrispondente cioè all'elenco ufficiale che il presidente Giulio Andreotti rese noto in data 24 ottobre al Parlamento. Il cerchio verde indica i numeri 1290 negativi non arruolati che aggiunto ai positivi arriva a 1900, in realtà sarebbe 1912. Dall'attività effettuata in precedenza, già documentata con le informative che precedono, a seguito dell'escussione del generale Paolo Inzerilli, coordinatore della struttura Gladio, quale direttore della settima divisione del Sismi, era stato acquisito un documento contenente un elenco di soggetti che sarebbero stati contattati per future esigenze alla struttura e poi non arruolati. Quindi noi autonomamente avevamo già acquisito questo elenco di 1290, acquisendolo alla fonte attraverso l'ex direttore Quindi questa dell'ufficio. escussione è un'escussione che si fa nel corso delle attività di indagine da voi svolte. Questa è un'attività che facciamo nel corso delle attività svolte ad origine del primo processo che ancora non è ultimata e quindi solo sommariamente stiamo dando a riscontro soltanto per queste che sono le emergenze dall'archivio De Rutis,
quelle che sono una serie di attività di acquisizione anche testimoniale che abbiamo Ho capito. Collazionato. Il cerchio più interno, quello rosso, fa riferimento alle seguenti parole abbreviate inserite dentro un cerchio con scritto SISMI, UF contro SI, seguita dal numero 15, ancora fa l'arma, seguita dal numero 15. È evidente che la prima abbreviazione rimandi all'ufficio controllo e sicurezza, mentre la seconda alla sigla falange armata. Al documento di analisi che era stato redatto da De Ludis relativo all'anno 1985, ricordo che in quello schema c'è scritto a sinistra DOC 1985, va aggiunto che la parte politica, ivi compreso il Presidente del Consiglio ed altre sostanze, non avrebbe saputo dell'esistenza di Ilario, particolare noto solo al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Quindi tutta la parte politica è sempre rimasta all'oscuro, almeno fino a quella data, dell'esistenza di Ilario. Cosa vuol dire altre risultanze? Prego? Cosa vuol dire altre risultanze? Altre risultanze sono sia le acquisizioni che abbiamo fatto, sia il contenuto della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta che ho letto nella prima parte di questa deposizione, dove espressamente si fa riferimento al fatto che la parte politica non fosse a conoscenza. Va bene, quindi è il documento che ha illustrato in parte prima. Sì. L'attività riguardante Gladio, sulla scorta di accesso disposto dalla Procura di Venezia al dottor Felice Casson, avrebbe poi generato un procedimento a carico di Francesco Cossiga, Fulvio Martini e Paolo Inzerilli riguardante l'esistenza di questa struttura. Tra le motivazioni di archiviazione di quel provvedimento si faceva riferimento al fatto che tutta l'attività svolta da Stay Behind sarebbe avvenuta con armi sceniche e munizionamento a salve. Le risultanze dell'ufficio hanno consentito di verificare il rinvenimento di diversi CAS, cioè significa centri di addestramenti speciali di Gladio, nel corso degli anni, documentando attraverso molteplici testimonianze dirette che la struttura utilizzasse armi da guerra, esplosivi, armi automatiche e insidiose pistole dotate di silenziatore, come la standard HI calibro 0.22. Dette circostanze, sempre ribadisco a riscontro di quello che noi abbiamo documentato, sono state assolutamente confermate dai soggetti di vertice della struttura e in modo particolare sia dal generale Inzerilli che dal colonnello Fornaro. Anzi, il generale Inzerilli assolutamente ha detto che mai e poi mai sono state utilizzate armi e munizioni sceniche, ma esclusivamente armi ed esplosivi attivi, tra cui esplosivo C4. Precisiamo meglio questo riferimento alle armi sceniche, da cosa deriva? Sì, il riferimento alle armi sceniche deriva dalla... Soprattutto cerchiamo ecco di... Prego? Cerchiamo anche di spiegare, se ovviamente lei è in grado di farlo in questa sede, che cos'è un'arma scenica e sì, quali caratteristiche ha, soprattutto se può diventare un'arma nel vero senso del termine. Allora, facciamo intanto una serie di distinguo quando si parla di armi, lasciando stare da parte le armi attive che poi possono distinguersi in armi comuni e in armi da guerra. Vi sono delle armi che sono inoffensive semplicemente perché sono a salve, quindi utilizzano un munizionamento che ha soltanto una carica di deflagrazione, ma non ha un proiettile che parte e che quindi è in grado di offendere qualcuno, e quindi fanno soltanto lo sparo come la pistola che regaliamo ai bambini quando fanno gli sceriffi, e delle altre che invece sono assolutamente sceniche, che hanno la forma esatta di un'arma ma che sono assolutamente inerti. Il caso più banale è quello delle armi che vengono utilizzate nelle fiction, nei film. Recente
è stato il caso negli Stati Uniti dove un noto attore involontariamente ha colpito una persona durante il set. Però si tratta di armi che per la loro conformazione possono essere agevolmente essere modificate e quindi diventare armi offensive, quindi che possono utilizzare del munizionamento tradizionale per le armi comuni da sparo o per le armi da guerra, ma addirittura possono essere modificate nel loro ciclo di funzionamento e quindi passare dal ciclo semiautomatico, quindi sparare a colpo singolo, e diventare addirittura delle armi automatiche, quindi sparare a raffica. La considerazione che mi viene posta dal signor procuratore è riferita al fatto che nelle diverse attività che sono state svolte, è emerso che alcuni M12, che originariamente dovevano essere delle armi sceniche, negli anni 90 sarebbero state modificate e utilizzate in eventi che possono avere correlazione con i fatti che noi stiamo investigando. È sufficiente, signor procuratore? Assolutamente sì, ovviamente documenteremo anche questo. Prego, prosegua. Dalle complessive risultanze, il nucleo del Gladio avrebbe svolto attività addestrativo nella zona di Trento, ove avrebbero partecipato anche pregiudicati dell 'ndrangheta, in analogia ai campi paramilitari individuati dal vicequestore Peri negli anni 70, indagando su Concutelli. Ho già fatto riferimento a Carmelo Stefano Serpa, al fatto che lui abbia riferito di aver conosciuto sia Concutelli che Paolo Inzerilli e abbia parlato dei campi di San Martino di Castrozza. Da altre risultanze è emerso che il segretario del CESIS Francesco Paolo Fulci, dal momento del suo insediamento presso un alloggio di servizio messo a disposizione dal servizio militare, sarebbe stato oggetto di massicce intercettazioni ambientali e telefoniche. E ancora che il servizio abbia monitorato i movimenti del Premier che aveva disposto un'inchiesta interna affidata al capo del CESIS sulla struttura Gladio. Ebbene, sempre nel contesto dell'attività di approfondimento che noi abbiamo fatto, andando a verificare attraverso testimonianze dei soggetti direttamente a conoscenza dei fatti, abbiamo avuto riscontro ulteriore di quelle che erano le nostre presunzioni e di quelle che erano le acquisizioni che già avevamo ottenuto attraverso le deposizioni processuali di Fulci e di altri soggetti. In modo particolare, dalla testimonianza del suo vice, del generale Nicola Russo, questi senza ombra di smentita, sto parlando sempre di attività che noi abbiamo fatto nel contesto dell'ampia delega che riguarda il presente procedimento, il personale dell'ammiraglio Fulci aveva rinvenuto nell'alloggio che gli era stato assegnato presso il servizio diverse microspie. Ancora dall'escussione delle persone a conoscenza dei fatti e in modo particolare di Russo Letterio, che è uno nell'elenco dei 622 destinato alla Calabria e alle esigenze di Reggio Calabria, che questi aveva ricevuto la confidenza da Paolo Inzerilli che il premier Andreotti sarebbe stato oggetto di pedinamento allorquando vi era stata la discovery su Gladio e allorquando il Presidente del Consiglio aveva in animo di sciogliere la struttura. Ho poi precisato che Russo Letterio era un gran maestro della loggia ad Inolfi di Messina. Ho precisato che Russo Letterio era legato da vincoli parentali a Paolo Fornaro. Quindi la persona che ci aveva parlato dei campi di San Martino di Castrozza e che assieme agli Gausi aveva costituito il centro Scorpione di Trapani. Avevo anche precisato che Russo Letterio è stato per diversi anni interessato a un'agenzia di assicurazione che faceva parte del satellite assicurativo che rimandava a Enzo Cafari, di cui ho già parlato. Ma
di Russo Letterio si parla anche agli atti del processo Rostagno, ed in particolare viene fatto riferimento alle dichiarazioni di un altro collaboratore, Elmo. Quando lei dice atti, intende la sentenza? O alla sentenza, alla sentenza. Quindi poi mi riservo successivamente, nel corso dell'esposizione dell'informativa, di riportare questa parte di delle dichiarazioni di Elmo, in cui si fa riferimento a Gladio e a Russo Letterio. Va bene, ne prendiamo atto. Allora, dalla complessiva attività di acquisizione abbiamo documentato che l'addestramento del gruppo di operazioni sospette avesse riguardato operazioni aeromarittime, e da qui abbiamo documentato che il servizio aveva la disponibilità di una sorta di motoscafo di altura, uno yacht da diporto, che spesso era presente nella zona di Trapani, e di un velivolo ultraleggero che si trovava presso il centro Scorpione di Trapani, un aereo addirittura che era stato acquistato personalmente dal tenente colonnello Fornaro, poi con l'accordo con il servizio che ci sarebbe stato uno storno per la restituzione di quello che lui aveva pagato, che poi era stato riconvertito e adattato per poter planare sul mare, utilizzato tra Trapani e Pantelleria per poter monitorare la zona. Avevo anche fatto riferimento al fatto che il giorno di Capaci si era parlato dell'esistenza di un aereo ultraleggero che avrebbe sorvolato in quella zona. Un'altra attività di addestramento è quella che riguarda le psychological operations. Spiego molto banalmente di cosa si sta parlando. Attività rivolte alla informazione, disinformazione, controinformazione, intossicazione della notizia. Attività di guerriglia. Lo abbiamo letto già ai tempi di Rocca e Allavena, nel cui si parlava di attività di guerriglia, sabotaggio e di terrorismo. In questo caso si sta parlando di guerriglia, però è uno degli elementi che rileviamo già nel 1963. Attività RT sulle radiocomunicazioni. Nella nota dello SCA abbiamo visto che in quegli alberghi erano presenti soggetti di Alcatel Face interessati a comunicazioni industriali e comunicazioni militari. Esplosivi, rete di esfiltrazione e infiltrazione solo per lo stay behind, e addestramento al tiro. Torneremo avanti su queste denominazioni, perché dalla interpretazione che noi facciamo di quei grafici sulle strutture stay behind, ritroveremo gli acronimi di questi interessi. Parlavamo di operazioni psicologiche. La falange che disinforma e intimidisce per allontanare i sospetti da Gladio è composta da addetti ai lavori che parlano in gergo tecnico militare, avevano scritto i giudici di Italicus Bis. Leggerò più avanti il primo documento con cui il governo italiano si era impegnato con il governo americano a creare una struttura segreta stay behind, dove tra gli accordi si parlava dell'utilizzo di codici cifrati dei servizi segreti americani. Prima della rivendicazione di Via D'Amelio del 19/7/1992, la falange aveva inviato ad ADN Kronos l'11 luglio 1992 il seguente messaggio. Preso atto delle reiterate azioni di disturbo di legittimazione, quando non di basso e vile sciacallaggio perpetrate a nome della falange armata,
nonché dell'uso troppe volte falso, spregiudicato e strumentale che della nostra organizzazione trovano spesso gioco, scopo tornaconto di fare posto che gravi e drammatiche iniziative strategiche di un'altra, l'organizzazione si accinge nuovamente ad intraprendere, riteniamo essere utile e prudente quella di fornirvi di un codice di riconoscimento dal quale, al fine di accertarne l'autenticità di eventuali azioni o rivendicazioni, saranno da oggi in avanti immancabilmente preceduti. Il codice è il seguente: FA763321. Ho riportato il lessico senza modificarlo, quindi ci sono alcuni punti dove non è, può mancare qualcosa, però non ho aggiunto nulla. L'analisi della Falange Armata e i rapporti con Gladio sono stati oggetto di un approfondito studio da parte di due giornalisti, Massimiliano Giannantoni e Massimo Volterra. Non è il classico testo giornalistico, ma è un approfondito lavoro di acquisizione documentale che si basa esclusivamente su documenti ufficiali che sono stati collazionati. Scrivono a un certo punto, nel parlare del cosiddetto codice Borsellino: è un piccolo significativo cambio di tattica, ma è anche un vezzo intimidatorio che fa il verso a certe abitudini da servizi segreti in voga fin dai tempi di Gladio. Quello di assegnare a qualsiasi documento, operazione, agente, ufficio, funzione, rapporto un codice o un nome di riconoscimento. Adesso non vi potete più sbagliare, è il senso del messaggio della Falange. Adesso non potete più dire che si tratta di mitomani o di buontemponi. Questo è il messaggio giunto agli uffici ANSA di Palermo e Torino. Buonasera, qui Falange Armata. Codice di riconoscimento 763321. Confermiamo il testo molto breve comunicato poco fa alla sede palermitana dell'ANSA riguardante l'azione di questo pomeriggio in via Autonomia Siciliana ai danni del giudice Borsellino. Chiuso comunicato. Senza volermi soffermare su via Fani, è necessario soltanto dire che il 17 maggio del 1978 in via Foà, e dentro un covo della Prairie Rose, fu trovata una stampatrice AB DIC 360 proveniente dal reparto unità speciali del Sismi.